La regia era di Francesco Gullo, quello che abbiamo vissuto questa sera è stato davvero molto bello, i complimenti non sono, Francesco, di prammatica, ma assolutamente sinceri, si leggeva negli occhi della gente. Ma io c'era la tribuna pienissima, quindi sono contento, i distinti, c'erano tanti bambini, la curva ha partecipato, anche se comunque si aspettava qualcosina di più, però non è un problema. Sono contentissimo di aver riportato Galeone e Zeman insieme a Pescara e sono molto contento che la serata è stata commovente e abbiamo vissuto insomma dei momenti veramente forti, però dovevo, perché per ricordare un grande uomo come Vincenzo Zucchini era mio compito. E grazie a tutti voi che comunque ci avete aiutato con la promozione, sono veramente contento. Adesso? Adesso dormo, adesso mi riposo un po', e poi mi piacerebbe già tra settembre e ottobre magari rimetteremo in moto la macchina organizzativa per fare il secondo Memorial Zucchini e sperando magari di coinvolgere nomi anche ancora più forti, ma penso che quelli che c'erano stasera sarà difficile riportarli tutti insieme una volta, tutti insieme, quindi... Grazie a tutti. Ecco, ricordiamo ancora una volta la finalità di questa iniziativa, che intanto è di carattere giovanile, e ti chiederei un bilancio di quello che è stato in questi due giorni. È stata una cosa bellissima, hanno giocato 1000 bambini in due giorni, i genitori sugli spalti, poi ti ho detto non avevamo sponsor, non abbiamo devoluto a nessuno, non perché non volevamo, ma perché non sappiamo ancora l'incasso che andrà poi a sostenere le spese. Ma la cosa bella è proprio questa, che abbiamo fatto tutto senza macchiare l'immagine di Vincenzo Zucchini. Non è stato business, è stata una festa, e questo la gente lo deve capire. Soprattutto hai toccato 40 anni di storia del Pescara, perché abbiamo visto insomma giocatori che hanno calcato questo manto erboso, e parliamo dei vari Cimpiel, addirittura Rosati, insomma gente che davvero ha vergato pagine di questo delfino 40 anni fa, quindi hai fatto qualcosa di straordinario. Ma guarda, io oggi mi dicevano: sai Gullo, tu entrerai nella storia di Pescara stasera, ma io ti dico, credimi, io non mi reputo nessuno, io sono un ragazzo che lavora, fa le mie cose. Stasera ero qua, quando ho visto entrare Zeman e Galeone accompagnati dai figli di Zucchini, mi sono un pochino fermato, ho detto forse ho fatto qualcosina di importante, ma io spero che un giorno, se passo da Pescara, qualcuno mi offra un caffè e dice: ah, tu sei quello, mi accontento. Grazie, complimenti, e soprattutto veramente è stato un piacere conoscerti. Grazie a te, grazie a voi. Grazie.